Da questo momento Cristian Maggio è a vostra disposizione, aveva chiesto di fare la prima domanda Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. Ciao Cristian, buongiorno. Buongiorno Elio, buongiorno. Qualche settimana fa quando fu la presentazione vi era la soddisfazione, arrivo di un giocatore con tanta esperienza, ma anche qualche interrogativo sui dati anagrafici, la tenuta. Ebbene, tu ti sei inserito bene, Lollo Pescara, un altro partita. E vorrei dirti come ti sei inserito di questa eterna giovinezza. Sì, si sentiva poco, però penso di aver capito, insomma, la domanda. E, diciamo che sì, mi sono inserito subito bene. È chiaro che appunto al di là dell'età, insomma, arrivavo da un periodo dove giocavo poco e ho avuto magari, ecco, qualche settimana per capire più che altro, ecco, il mio stato fisico, però piano piano mi sono integrato con il gruppo, ho cercato, ecco, di allenarmi sempre al massimo e sono riuscito, insomma, ecco, a integrarmi bene nel gruppo. Ma questo, ti ripeto, non avevo dubbi, anche perché fin dal primo giorno, come ho detto anche nell'ultima, insomma, intervista, ho trovato subito un gruppo positivo, giovane soprattutto, che ha tanta voglia e tanta ambizione, quindi per quanto mi riguarda non ho avuto grandi problemi e speriamo, ecco, di continuare su questa strada. Aveva chiesto di intervenire Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Prego Giuseppe. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Cristian, ne hai visti tanti giovani che ti sono passati davanti e li hai potuti valutare. In questo Lecce, nel quale ci sono tanti giovani, l'hai rimarcato subito sin dalla prima intervista, c'è qualcuno che ti lascia intravedere dei numeri importanti per una carriera ad alto livello? C'è qualcuno che ti ha sorpreso positivamente e che seguirai con particolare curiosità? Ma guarda, ce ne sono stati più di uno, sinceramente. Questo è merito sicuramente del direttore Corvino, che sta vedendo e vede i giovani in una certa maniera, e quindi su questo punto di vista la società sta facendo cose importanti. Dirti un nome sarebbe un po' così banale, però ti ripeto, ce ne stanno più di uno. Io posso mettere anche Rodriguez, Morten, ma ce ne stanno tanti altri, insomma, che per me stanno facendo bene e possono comunque ambire anche a grandi squadre in un futuro. Glielo auguro, perché ti ripeto, sono giocatori che al di là di livello tattico e tecnico hanno la professionalità. Li vedo sempre in palestra allenarsi, non lasciano mai niente al caso, quindi è di buon auspicio, insomma, per il suo futuro, per il loro futuro, e quindi spero di, e gli auguro, insomma, il meglio possibile per questi ragazzi giovani. Tonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Puglia e Telerama. Prego Tonio. Sì, ciao Cristian. Innanzitutto il tuo gol è destinato a rimanere per moltissimi anni nella storia della società giallorossa, perché non so quando rivedremo un calciatore a 39 anni realizzare un gol. E poi volevo chiederti come ti spieghi queste difficoltà contro squadre di bassa classifica. Grazie. Beh, il fatto di essere entrato nei record, insomma, della società fa piacere. Non so se è una cosa bella a 39 anni, insomma, entrare come recordman, però vabbè, comunque è un discorso mio personale e mi fa molto piacere. E, per quanto riguarda i risultati, ovviamente anche noi non siamo contenti. Speravamo, soprattutto in queste ultime partite, di portare a casa qualche punto in più. Però così purtroppo non è successo. Siamo riusciti comunque a portare a casa due punti, che comunque fa morale, e cerchiamo sempre di muovere un po' la classifica. Ma l'ho sempre detto, il campionato di Serie B è molto, molto particolare, molto strano, ci sono tanti imprevisti, tante incognite,
dove pensi appunto, ecco, di andare a affrontare l'ultima partita magari, ecco, contro l'Entella, pensando magari nella testa di aver già vinto, e poi vai a rischiare, ecco, di buttare via una partita in brutta maniera. Quindi questo non deve succedere. La fortuna è che il campionato comunque è molto ristretto, basta poco, ecco, per essere sopra lì, basta avere un po' di continuità. Come ho sempre detto, magari ci sono tanti ragazzi giovani, questa comunque è una piazza molto importante, forse inconsciamente magari, ecco, soffrono un po' la pressione, però questo non deve essere un alibi, sono giocatori comunque importanti e dobbiamo sin da domenica, insomma, cercare di portare a casa qualche punto in più per cercare di essere più vicini possibile alla vetta. Giuseppe Andriani di Antenna Sud, prego Giuseppe. Sì, ciao Cristian, ciao Dario. Ciao Giuseppe. La mia domanda, Cristian, è sulla tua grande esperienza, ovviamente a livelli più alti rispetto alla Serie B. Tu credi che per la classifica, al di là che per il gioco e per quello che avete mostrato nelle ultime settimane, per la classifica tu pensi che il discorso promozione diretta sia ancora aperto, che Lecce al momento a meno 5 può ancora crederci perché mancano 12 giornate? Come ne pensi da questo punto di vista? Grazie. Ma penso di sì, è chiaro, forse ad oggi forse l'Empoli ha qualcosina in più, però abbiamo visto che comunque anche appunto, come dicevo, l'Empoli a volte non fa i punti che vorrebbe fare. È chiaro che noi dobbiamo sempre puntare a migliorarsi, a puntare sempre in alto, cercare sempre di portare a casa il più possibile, però ti ripeto, la possibilità, insomma, oltre a due posti c'è anche il terzo che ci permette, insomma, di arrivare ai playoff, però come dicevo noi dobbiamo sempre puntare al massimo. Poi a fine campionato vedremo dove saremo arrivati e tireremo le somme. Alessio Amato di Calcio Lecce. Prego Alessio. Come fisicamente hai trovato i tuoi compagni in un periodo molto difficile? Quindi veniva dal Tour de Force, il Lecce ha pagato anche sotto alcuni punti di vista. E la seconda invece verte sul discorso pressione che tu hai citato, viene insomma da Benevento, ma ancor prima da Napoli, una piazza che come il Lecce è una piazza del sud, quindi fa della dicotomia calore e pressione, fa parte insomma del suo DNA. Quindi se con la tua esperienza nello spogliatoio porti qualcosa in particolare per aiutare i giovani a riuscire ad esprimere il meglio con tranquillità, ma anche consapevoli insomma del peso di avere così tanta gente e così tanta gente, diciamo, di passionale a sostenerli. Grazie. Beh, se non mi sbaglio, insomma, da quando sì sono arrivato ho trovato comunque una squadra molto motivata, soprattutto da mister Corini, che tutti i giorni, insomma, da quando sono arrivato cerca sempre il massimo e di caricare la squadra. È chiaro che tante partite ravvicinate c'è bisogno di tutti, abbiamo anche diversi infortunati dove, insomma, ecco, il mister ha un po' di difficoltà a volte di fare qualche cambio, però ti ripeto, a grandi linee, insomma, ho trovato una squadra comunque in salute. E poi ti ripeto, dipende sempre anche molto dai risultati. Ovviamente quando vengono i risultati la voglia è ancora di più, però tutto sommato ho visto la squadra molto 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 positiva. Per quanto riguarda i giovani, hai detto bene te, insomma, arrivo da delle piazze comunque del sud, piazze che ambiscono, insomma, a grandi palcoscenici, però ti ripeto, tante volte non è facile. Io, guarda, faccio sempre l'esempio di 2 anni fa, quando appunto ero a Benevento, e anche lì dovevamo per forza andare in Serie A, e quindi non è stato facile e non ci siamo riusciti, siamo usciti ai playoff. Quindi per fargli capire, insomma, tante volte quando vuoi cerchi un risultato a tutti i costi ti viene a meno, perché magari, ecco, appunto, ci sono tante pressioni, devi per forza fare il risultato per arrivare sopra e tante volte appunto non riesci ad arrivare al risultato che vuoi. Quindi io penso che dobbiamo stare tranquilli, sereni, la squadra c'è, il mister c'è,
e dobbiamo lavorare, pensare sempre partita per partita, cercare di portare a casa sempre il massimo, e insieme appunto a questi giovani che hanno tanta voglia a cercare, ecco, di fare qualcosa di importante quest'anno. Carmen Tommasi di Telerama, prego Carmen. Buongiorno Cristian, io avrei due domande. Che partita si aspetta con la Reggiana e quale delle squadre incontrate finora dal suo arrivo le ha fatto un'impressione migliore? Beh, mi aspetterò sicuramente una partita difficile, come lo sono state fino adesso. Una squadra che a gennaio si è rinforzata abbastanza, sono arrivati giocatori nuovi e hanno avuto anche qualche risultato molto positivo. Ovviamente magari è una squadra che giocano molto in ripartenza, cercano anche a volte di giocare, però sfruttano molto le ripartenze, quindi noi dobbiamo stare sicuramente molto, molto attenti e cercare, ecco, di sfruttare le occasioni che ci capita, perché ovviamente noi abbiamo visto anche l'ultima partita che creiamo tanto, magari in questo momento non ci viene il gol, quindi dobbiamo stare sereni, tranquilli e cercare di proporre il nostro gioco come abbiamo sempre fatto. La squadra che al momento magari con me un po' più impressionato è stato un po' il Brescia, dico la verità, una squadra che comunque anche loro puntavano e puntano a arrivare nei primi livelli, e in questo momento veramente sono in difficoltà, però insomma hanno giocatori di qualità e appunto la partita che abbiamo fatto c'erano qualche giocatore insomma molto molto bravo e importante.